Il 10 febbraio 2018, l'ancora galattico Cristiano Ronaldo fece tripletta nel 5-2 alla Real Sociedad destro, tapping vincente e poi colpo di testa, un bel bignami del suo smisurato e variegato repertorio pallonaro. Pochi giorni prima, esattamente il 4 febbraio, Gonzalo Higuaín deliziò gli occhi languidi del pubblico dello stadium con i 3 gol finali nel pirotecnico 7-0 al Sassuolo destro a incrociare, sinistro a porta incustodita e cucchiaio. Ronaldo e Higuaín sono stati compagni di squadra ai tempi del Real Madrid ma alla Juve hanno convissuto solo per pochi giorni, prima che l'argentino imboccasse la via senza ritorno che porta a Milanello. Adesso sono di nuovo avversari e condividono un'inusuale astinenza da gol zero per entrambi in 3 partite, una rarità per realizzatori seriali come loro. Il Pipita proverà a sbloccarsi domenica sera a Cagliari, CR7 invece proverà a imitare l'ex compare proprio col Sassuolo, team contro cui gli attaccanti bianconeri di solito si scatenano. I triplettisti alla squadra di De Zerbi, la signora ha segnato 3 triplette in 5 stagioni, nessun'altra ha fatto meglio di lei. Alla festa hanno partecipato Tevez 2013-14. Dybala 2017-18 e appunto Higuaín. Gli emiliani cambiano pelle quando arrivano in orbita stadium. Se al Meipei ogni tanto sono riusciti a dare noia al loro ex allenatore, l'1-1 della scorsa stagione ma soprattutto la sconfitta del 2015-16, il momento più buio del ciclo Allegri, a Torino hanno fatto 0 punti in 5 comparsate, per un totale di 16 reti incassate e una realizzata. La media di 3,2 centri subiti a partita è deprimente per il Sassuolo, ma stimolante per gli attaccanti della casa bianconera. In particolare per Ronaldo, che dopo 3 turni d'astinenza e la nazionale saltata per restare a Torino, a perfezionare condizione fisica e inserimento nella nuova squadra, ci tiene a mostrare l'esultanza a braccia larghe al nuovo pubblico. Desktop minore di spent class uguale notification / span Ronaldo disturbatore durante il live Gazzetta Tcherix. Link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning. Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto test al top. Ronaldo si augura di piantare un'altra bandierina, aggiungendo il Sassuolo alle oltre 100 squadre cui ha già segnato in carriera. Cristiano ha approfittato della sosta per fare una specie di tagliando. Ha lavorato molto con Javier Santamaría, il mago dei muscoli che ormai è diventato uno di famiglia. Compagno d'avventure già al Real, Santamaría è entrato nello staff bianconero su suggerimento di CR7 e si sta già facendo apprezzare per capacità e professionalità. I test fisici settimanali di Ronaldo hanno dato come di consueto risultati eccellenti, lui è sereno e sa che il gol prima o poi arriverà. Se non domenica, mercoledì in Champions League, nel debutto da Juventino in casa del Valencia. Cristiano ha programmato tutto per arrivare al top per il giorno in cui riascolterà la familiare musichetta europea mercoledì 19 ottobre, perché quello è il torneo che più gli sta a cuore. In ogni caso sbloccarsi prima in campionato non gli dispiacerebbe, in particolare in casa. Occhio al Ketchup. Ronaldo ha approfittato delle giornate meno caotiche di queste 2 settimane anche per fare 4 chiacchiere con Allegri sul suo inserimento. L'allenatore ha ribadito al suo attaccante che deve solo restare tranquillo, perché come ripeteva sempre Ruud van Nistelrooy a Higuaín quando erano insieme al Real, il gol è come il ketchup, ci provi ma non esce, poi quando schiacci bene viene fuori tutto insieme e non si ferma più. Cristiano l'alieno sull'argomento qualcosina ne sa, visto che in carriera conta 34 triplette nella Liga. Il Sassuolo, che di triplette subite se ne intende, è avvisato.